Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, a Rotonda, il ristorante Braceria Rimessa vi aspetta per farvi gustare le ricette della tradizione gastronomica locale. Il ristorante Braceria a Rimessa è in via Vittorio Emanuele a Rotonda. Nel penultimo atto del campionato di Serie D, Rotonda gioca la sua ultima partita esterna sul campo del San Luca, dove esce sconfitto per 2-0. Subito la cronaca con i padroni di casa pericolosi. Da buona posizione Pelle non inquadra il bersaglio. Calabresi ancora in avanti con Levecque che sfonda da sinistra, appena in area cade a terra. L'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty. A noi qualche dubbio viene, visto che le immagini mostrano chiaramente che Giordano non tocca il piede d'appoggio di Levecque. Dal dischetto Carbone prende palo pieno sulla corta respinta, Pezzati non inquadra da buona posizione lo specchio. Scampato il pericolo, provano una reazione gli ospiti con Diop che dagli 11 metri tira alto sulla traversa. Ancora Biancoverdi poco più tardi, Adeyemo mette in mezzo, velo di Diop per Bottalico che prova il sinistro dal limite ma non inquadra lo specchio della porta. Ancora il play, Biancoverde poco più tardi dallo stesso punto, questa volta impegna a terra Scuffia. La corta respinta favorisce Diop che da pochi passi spara al lato. Nella ripresa il primo acuto è ancora per i padroni di casa con Levecque su calcio di punizione, la palla sorvola la traversa. Ancora una chance per il San Luca per passare, il solito Levecque da 40 metri prova a sorprendere Polizzi fuori dai pali, si salva il capitano biancoverde. Al 18esimo i calabresi passano, cross dalla sinistra per Levecque che da pochi passi batte Polizzi. Vantaggio per il San Luca che mette in discesa la partita. Non c'è nemmeno il tempo per festeggiare e 3 minuti dopo i padroni di casa raddoppiano. Azione sulla destra del solito Levecque, il cross in mezzo per Carella che accompagna in rete. Si lamentano i lucani per un fallo su Santa Maria, per l'arbitro invece è tutto regolare. E convalida il gol. Cerca una reazione Rotonda con Diop che di testa non inquadra lo specchio della porta. Poi più niente, finisce così 2-0 per i calabresi che festeggiano. Per l'11 di Mister Pepe ci sarà tempo per festeggiare nell'ultima casalinga contro il Dattilo sabato prossimo.